Possiamo andare? Sentiamo cosa dice la regia. Perfetto. Possiamo partire, cari amici. Dove dov'è la regia? Ha risposto, e dove deve stare la regia? Cosa vuol dire? Che ha fatto il prefisso. Ma che prefisso? È che abbiamo degli interni un po' lunghi. Ci sono studi grandissimi. Ci sono tantissimi uffici qui da noi. Cari amici, ben ritrovati a Tui e Proust, la trasmissione che parla Sa di. Che è vestito come la settimana scorsa? Ma nel mezzo ho lavato tutto, però. Sicuro? Sì. Perché non è che. Lei dice, sente degli afrori. Dicevo, vengo sempre interrotto durante l'apertura, benvenuti a Tui e Proust, la trasmissione che parla di libri, letteratura, cose da leggere, che sono sempre libri, ma non volevo fermarmi a due perché mi sembrava brutto. Ogni settimana presentiamo due libri, uno io e uno Polazzi, presto torneremo a presentarne tre quando tornerà anche Elena Giulianelli, poi cercheremo di capire dove è andata. Anche perché abbiamo lanciato un grande sondaggio la scorsa settimana e stanno arrivando delle risposte. Ma oggi invece che leggere quelle risposte vi lanciamo un ulteriore sondaggio e poi più avanti le guarderemo tutte assieme. Quindi fai una puntata solo sui sondaggi? Solo sui sondaggi, esatto. Tu, io e sondaggio, giusto. Vuole leggere, vuole presentare il suo libro? Ma certo! Barbara Baraldi, Aurora nel buio, questa edizione è l'edizione dei Tascabili Giunti, uscita in estate 2021. Perché tascabile? Perché questa è la prima avventura di Aurora Scalviati. Prima avventura presuppone che poi ce ne siano altre, e in effetti poi ci sono stati altri romanzi dedicati da Barbara Baraldi a questo personaggio. Tra l'altro il più recente dei romanzi della Baraldi è dedicato al padre di Aurora Scalviati, un magistrato al quale si accenna anche nel corso di questo libro, un magistrato appunto che è morto quando la protagonista Aurora era giovane, e al quale però viene dedicato un intero romanzo, e quindi diciamo un prequel, come funzionano tanto in questi periodi. Qual è la storia di questo romanzo? Sentiamo. È un romanzo thriller, italiano ambientato nella bassa emiliana, siamo nel paese di Sparvara. Sparvara. E la storia è quella appunto di Aurora Scalviati. Aurora Scalviati è un agente di polizia che prima operava in quel di Torino, è rimasta coinvolta in uno spiacevole episodio, in una sparatoria nella quale è morto quello che era anche il suo compagno, oltre che collega, e lei è rimasta ferita con un proiettile che è rimasto incastrato appunto nella testa, quindi che ha delle conseguenze anche sulla sua salute. Inoperabile, però insomma lei sta di fatto bene dopo un lungo periodo di degenza, però è preda di attacchi d'ansia, di disturbi bipolari, che l'hanno portata anche a sottoporsi abusivamente all'elettroshock. Questa com'è, con un proiettile nel cervello, effettivamente. Siccome non viene ritenuta più idonea allo stress lavorativo di Torino, viene mandata in questo paesino dove non succede niente. Sparavara. Esatto, non succede niente lì, no? Cosa non vuoi? Succede niente? Sparavara, cosa succederà mai? Ci sarà la sagra del Ravanello. Ma ha messo una A in più, è Sparvara. Ah, non è Sparavara, è Sparvara. No, so che le piace mi piaceva così. Sparavara. Invece appena arriva, proprio col suo macchinino si sta dirigendo verso il paese, si accorge che ci sono dei lampeggianti in una casa isolata. Allora lei, insomma, presa dalla curiosità, si avvicina e diciamo che si imbatte, la polizia è già presente sul posto, in quello che è un efferato omicidio. Il corpo di una donna ritrovato in una posizione innaturale, tra l'altro con dei chiodi conficcati nel corpo, una bambina, la figlia, Aprile, scomparsa, e una inquietante scritta sui muri: tu non farai alcun male. Diciamo che è un episodio, per chi abita in quel paesino, che ricorda episodi accaduti tanti anni prima, e quindi c'è da indagare anche su questo. Diciamo che Aurora identifica il tutto subito come l'opera di un serial killer, però visti i suoi precedenti, visti i suoi problemi di salute, visto che era appunto figlia d'arte, secondo alcuni è arrivata in polizia per aiuti, diciamo che i vertici della polizia di questo paesino non le danno molto corda, e quindi deve combattere non solo per portare avanti le indagini, ma anche per cercare di imporre quella che è la sua visione di quanto accaduto. Trova degli aiuti a livello locale, che è un agente che si chiama Bruno, che le dà una mano fornendole subito una spalla nelle indagini. Poi dal magistrato di turno viene incaricata, non si capisce bene se per farla un po' star buona, nel senso ti diamo una piccola squadra, tu fai le due indagini così non dai fastidio, o se perché vede in lei qualcosa di più, le affida una piccola squadra che opera nel seminterrato poi della questura
di questo paesino, una squadra fatta dai cosiddetti, possiamo definirli ultimi, cioè personaggi. C'è questo Bruno, c'è un nerd che si occupa di informatica, però insomma lei i suoi risultati li porta avanti. Un po' come la nostra trasmissione, esatto, cioè gli ultimi relegati. Esatto, relegati, ma noi ci siamo allargati poi dallo sgabuzzino a questi popò di studi. E infatti, cioè perché quando uno se lo merita poi... Oppure quando non c'è di meglio da mettere in programmazione. Ma perché è sempre così? Fatto sta che, cosa c'è da dire, senza andarsi troppo nelle indagini, il romanzo è ben scritto. La Baraldi, che tra l'altro è emiliana, conosce bene i posti, li sa descrivere bene i personaggi. La protagonista, Aurora, è un personaggio molto approfondito, con tutte le sue problematiche legate all'incidente, legate a quello che le è accaduto nella sua vita a Torino. C'è immancabilmente anche una storia d'amore tra la protagonista e questo Bruno, però diciamo che è un'indagine che si legge bene, che tra l'altro è piena di colpi di scena, perché arrivare al nome del colpevole non sarà così semplice, si finirà per sospettare un pochino di tutti. Romanzo che, come detto, proseguirà con dei sequel, in questo caso usando il termine cinematografico, e quindi diciamo che alla fine il caso ha una sua risoluzione, ma qualcosa resta in sospeso e da approfondire nei prossimi romanzi. Ma complimenti. Ha utilizzato poi sia sequel che prequel, cioè proprio... sono le uniche due parole che conosco. Ah sì? Sì, oggi io parlerò solo di sequel e prequel. Beh, parola sequel, prequel, Rossini. E mentre Polazzi continua con i suoi sequel, prequel, amici, devo dire che mi metto un po' in difficoltà a parlare di questo. Salutiamo qui, se lei è in difficoltà, noi non vogliamo mettere in difficoltà nessuno, l'appuntamento con... No? Va bene. Amici, devo dire che mi metto un po' in difficoltà... Ma se lei... in difficoltà a parlarvi di questo bel libro che è Piranesi di Suzanne Clarke. Non si legge bene il... Ah sì, perché eccolo, così, vedete questi effetti mirabolanti. Ma sono nostri, voluti. Sono nostri. Un libro davvero molto molto particolare. Potremmo metterlo, ma così in modo molto impreciso, nella categoria forse dei fantasy, della fantascienza. Comunque abbiamo a che fare con degli elementi non del tutto reali, o meglio pare che siano così, perché il libro ci catapulta dall'inizio in una situazione che troviamo davvero disorientante, perché il più di Proust, molto più di Proust, il protagonista di questo libro, chiamato Piranesi, ma non è il suo nome, ma lo chiamano così, quindi dà il titolo al libro, esatto, e tra l'altro il libro è formato proprio dai diari che il protagonista, questo Piranesi, tiene nell'esplorare questo mondo in cui si trova. Il fatto è che questo mondo in cui si trova è, come dire, un enorme edificio di cui non si vedono i confini, fatto di enormi sale dal design classico, quindi con statue in marmo bianco, colonne, ma saloni enormi, alti decine di metri, profondissimi, con statue tutte diverse tra loro. Tra l'altro poi saloni che sono in qualche modo preda di un tempo meteorologico molto bizzarro, per cui ci sono delle maree che ogni tanto salgono e coprono e sommergono alcuni saloni, le piogge che rendono difficile la visita di altre sale. Quindi ci troviamo in questo mondo di cui non ci viene detto nulla, se non la descrizione che fa Piranesi viaggiando, spostandosi tra l'uno e l'altro, e come si intuisce anche dal modo in cui temporalmente divide i diari Piranesi, i suoi riferimenti non sono i nostri. Ad esempio, annotazione per il primo giorno del quinto mese dell'anno in cui l'Albatros è arrivato nei saloni sud-occidentali. Per Piranesi è un riferimento chiaro. Noi ci troviamo, tra l'altro, questo è proprio l'inizio del libro, ad avere a che fare con questi strani riferimenti. Piranesi, scopriamo poi poco dopo in queste esplorazioni, non è da solo, c'è una persona che viene chiamato l'altro, che persegue degli studi verso una conoscenza totale, e in questa sua conoscenza si fa aiutare da Piranesi, che appare un po' come un semplicione. Io potrei essere l'altro. E io il semplicione? Un ingenuotto che non è cattivo, ha, diciamo, il suo fine è quello appunto di scoprire questo vasto mondo, di aiutare le creature che incontra, di non dare fastidio a nessuno e di cercare appunto di aiutare questo personaggio. Poi però
però, c'è un però. Succede qualcosa, perché nelle sue esplorazioni trova i resti di 15 persone, resti proprio, quindi scheletri. Non è mai successo. E a un certo punto vengono fuori non i resti, ma delle tracce di una 16ª persona. Ma a me capita anche girando in questi studi alle volte. Non l'è mai successo. Non voglio andare oltre con la descrizione di questo libro perché... C'è del mistero, nel senso rovinerei una scoperta che ha lasciato molto sorpreso anche me. E siccome ha già rovinato tante cose, perché rovinare? Esatto, perché continuare a rovinare le cose? Il libro è davvero... allora, ha un incedere estremamente lento, bisogna dopo le prime 20-30 pagine anche dirsi dai, voglio continuare per vedere cosa c'era, cioè, ma ha fatto un po' questo... Autoincentivato. Questo effetto, un pochino di... ma non perché sia noioso, perché ci dai, si trova... Esatto, davvero un po' spaesati. Poi però questa curiosità, questa voglia di andare avanti viene ripagata, perché si entra in una dinamica con altri personaggi, con quello che è successo, che in qualche modo è collegato con un altro mondo. Insomma, non voglio dirvi altro, se non che, non a caso, questo libro è stato nelle top 10 dei libri più consigliati di tutta l'estate, ed è davvero una lettura che difficilmente... L'estate 2021. 2021, stiamo parlando di libri recentissimi. Se ci vedete nel 2021. Esatto. Se questa è una replica, siamo nel 2023... Magari trovate l'edizione economica. Sempre che il mondo esista ancora nel 2023. Quindi io per concludere vi consiglio questa lettura davvero affascinante e particolare, che è Piranesi di Suzanne Clarke, Fazzi Editore, con questa copertina un po' cangiante che così risponde alla luce in questo modo, come se fossimo in una discoteca. E così via. È un bel libro, leggetelo, è molto interessante. Io invece, Tascabili Giunti, Barbara Baraldi, Aurora nel buio, anche questo un bel libro che consiglio. Non nel senso sono giunti i tascabili. No. Proseguiamo adesso. Ma con... proseguiamo come? Prima di chiudere, di salutarci, col sondaggio della settimana. Perché Elena Giulianelli non è con noi? Abbiamo altre tre ipotesi. Le prime non ci avevano del tutto convinto. Ma quale aveva vinto delle prime tre? Poi le vediamo tutte assieme dopo. Perché magari qualcuno continua a votare quelle. Okay. Ipotesi A. Ha le scarpe slacciate e finché non riesce a rifare il nodo non può né venire né apparire in video. Però potrebbe essere, cioè, plausibile questa. Perché no? A chi non è mai successo? Il suo secondo lavoro di sous chef presso il Grand Hotel di Monte Sgroppone non le lascia più tempo per altre attività. Monte Sgroppone? Sì, qui sulle nostre colline. Sì, bello, sì, bello, spesso, bello. Spesso. C'è un Grand Hotel. C'è un Grand Hotel. Ultima ipotesi C. Ha i capelli in disordine e non se la sente di partecipare. Questo invece non è un buon motivo, perché noi li abbiamo in tutte le puntate. No, e poi mi ricordo che è venuta tante volte con i capelli un po'. Ma non dica così che poi non viene, questo è un motivo per il prossimo sondaggio. Si può tagliare quest'ultima? Perché Rossini dice che ho i capelli in disordine. Regia, tagliare. Mm-hmm.